Sono in diretta. Hola, hola. Voglio dire, è da un po', che non ci vediamo. Volevo anche dire se c'è qualcuno che mi segue di non chiamarmi in questo momento perché sto facendo la diretta, altrimenti mi casca tutto l'ambaradan. Era da un po' di tempo che non ci vedevamo più, giusto? Nella vita ci sono delle priorità, bisogna saper scegliere un attimo. Non è che io abbia smesso di leggere, semplicemente. Faccio un po' meno di queste dirette che sono impegnative comunque. Io non faccio grandi preparazioni, quando leggo un libro mi appunto due o tre cosine, poi dopo vado a braccio, diciamo, però insomma è impegnativo fare la diretta stessa perché non sembra, ma avere voi davanti così non è semplice. Sto divagando un attimino per vedere se qualcuno si collega perché non ho avvertito nessuno. Sapete che io dopo che ho fatto la diretta mando questa diretta su tutti i gruppi e la pubblico anche sul canale YouTube di Quella donna è una libraia mancata, quindi insomma potete trovarlo poi come, quando, dove, perché vi piace. Sostanzialmente. Allora, il libro di oggi è un libro che ho faticato non a leggere, a dire la verità, perché l'ho letto con estrema, non dico facilità, poi adesso vi spiego. Però temevo un attimino di leggere, di presentarvelo, ecco, perché sapete che ci sono delle persone che ci incutono rispetto tale che si ha paura di. Non che le altre presentazioni che ho fatto io non avessi rispetto per gli scrittori in questione, però tranne forse per cos'era? Baudelaire, i Fiori del Male, devo averlo preso male perché lo lodano tutti. Io non avevo nulla da lodare in quel libro lì. Comunque. È un libro di un mio contatto Facebook, di una ragazza, di una donna, una ragazza praticamente, che è bellissima, ha dei bellissimi occhi, poliedrica, suona, infatti fa parte anche del titolo del suo libro, canta, è una counselor. Insegna musica, insomma, insegna scrittura creativa, scrive poesia, un blog bellissimo del quale vi metterò qui sotto per gli abitatori di YouTube e qua sopra per gli abitatori di appunto Facebook, qui dove registriamo questa diretta. Intanto do un'occhiata. Per favore, solo non mi chiamate, che temo che mi arrivi una telefonata. Quindi vi vado presentando il libro di Ta-ta! Sara Bini! Suono, scrivo, creo, canto, sto da Dio e me ne vanto. Questo è il titolo, ragazzi. Guardatelo bene. Lei è Sara Bini, ma no, non sembra lei perché lei è molto più bella, effettivamente. Allora, dicevo. Ho avuto qualche difficoltà, a parte che lei ha una scrittura molto, molto forbita, molto particolare, e quindi non è semplice nemmeno, cioè bisogna concentrarsi per righe, voglio dire, no? Però leggendo questo libro ho scoperto che la sua diciamo, prerogativa è quella di avere filosofia in senso pratico. Che potrebbe parere, diciamo, un ossimoro a dirlo così, però, perché si sa che la filosofia comunque sta nel campo un po' dell'onirico, così, mentre invece ci sono dei momenti in cui è estremamente pratica Sara Bini. E, tra l'altro, questo libro ha una storia tutta particolare. Acquistato su Amazon, poi riposto in libreria. E poi scomparso. Cercato per giorni e giorni e giorni, spulciato nelle varie zone libri della mia casa, niente. Ho detto, vabbè, ne comprerò un altro perché non è possibile. Ho anche avvertito l'autrice che
che l'ho letto e invece ho detto un giorno a mia figlia: senti Marti, ascolta, facciamo com'è con Sant'Antonio, no? Che quando si perde qualcosa si invoca Sant'Antonio, mi cerchi questo libro. Lei è andata davanti alla libreria e questo. Devastante, però anche molto divertente e particolare, come particolare Sara, assolutamente, devo dire. Allora, di cosa parla? Dice Sara: quando sono nel mio studio e sto creando qualcosa di bello, sono alta, bionda e assomiglio a Cameron Diaz. Appena esco, divento una donnetta scialba con la sinusite. Non è vero, non statela a sentire. Poi ho questo bellissimo accento toscano che parla anche. Fantastico. Scherzando, ma nemmeno più di tanto, ecco l'effetto benefico che può avere la creatività sulle nostre esistenze. Infatti è sogno, poesia, intuizione, realizzazione. Creare dà voce ai sentimenti muti, rende giustizia alle lacrime non piante, dà forma ai sogni non osati e riveste di materia le nostre visioni. Chi crea non muore mai. Come dargli torto. E poi il processo creativo come cura per la personalità e manifestazione dell'anima. Allora, va detto che questo lockdown ha tirato. Io non ho alcun dubbio, prima non la conoscevo Sara, che anche prima del lockdown lei fosse una persona così estremamente, talmente creativa, talmente vulcanica, da sfiorare l'eccentricità, perché comunque cioè non tutti hanno questa dote di riuscire a fare più cose. Io stessa ho una cosa, un'altra, 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 però come vedete in questo frangente ci sono dei momenti in cui alcune cose le devo per forza accantonare, altrimenti non riesco a seguire la mia vita. Scusatemi, ma con questo maglione all'Hammerfest, non è che siamo su all'estremo norma quasi quasi, quindi però mi dà fastidio. Allora, come è strutturato questo libro? È particolare di per sé perché comunque ha capitoli estremamente brevi, sintetici, ma molto. Un'introduzione brevissima dell'autrice. Poi una premessa brevissima e poi comincio con il riflettere sulla creatività. Perché la creatività può curare, per esempio? L'uomo è un essere potenzialmente molto creativo, condensa in sé aspetti contrastanti della realtà. Gli appetiti animali e la contemplazione spirituale, un po' come dicevo io prima, si passa dalla filosofia alla praticità. Tali facoltà possono restare per molto tempo dissociate o dissonanti tra di loro. Creare invece significa proprio unire i mondi, le dimensioni, i pezzetti del nostro essere. E come dargli torto, insomma. Creatività e malattia. Qui Sara cita Otto Rank, che dice: il nevrotico è un artista mancato. Cioè, praticamente, se noi non facciamo uscire fuori la nostra creatività, perché io bene o male sono convinta che quasi tutti noi siamo esseri creativi. Poi per motivi che ne so, puramente familiari oppure non lo so, sociali, in potenza siamo tutti estremamente creativi. Poi per tutta una serie di situazioni alla fine uno si tiene dentro questa creatività, ma la creatività, essendo un'energia positiva, se repressa può diventare un'energia negativa nei confronti di noi stessi, non nei confronti degli altri. E quindi può fare male tenersi questa onda creativa all'interno di se stessi. Quindi è meglio, direi proprio, se si è creativi, creare, perché come dice anche il buon Giovagnoli, cioè create, 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 siate creativi, create, non abbiate paura, create. E poi mi ero annotato qualcosa, a parte questa cosa della filosofia e il senso pratico. Allora, mette un po' di soggezione leggere questo libro, poi alla fine ci si trova ad annuire
continuamente, poiché ci si trova in qualche sala, o la dottoressa Sara dice. Un libro che contiene la dualità. Chissà se sarò in grado di leggerlo e accidenti, questo sono io. Mi ha proprio dato questa impressione. Inizialmente un po' timorosa i primi capitoli e poi dopo diciamo guarda, è vero, guarda, è vero, guarda, è vero, guarda, è vero. È una rarità perché insomma non sempre, a parte che siamo tra donne, quindi ci capiamo forse un po' meglio, ma anche no, perché il rapporto tra donna e donna in genere è proprio questo, capirsi estremamente oppure assolutamente non capirsi, nel senso che c'è questa rivalità per chissà che cosa, come, perché comunque. E tutto si scioglie quando comincia a spiegare le sue canzoni. Perché? Mo ve lo spiego. Perché? Allora, lei spiega di questa che bisogna essere creativi, tirare fuori questa creatività, farsi anche aiutare. Io non vi cito più di tanto perché non amo citare troppo perché non dovete essere voi a scoprirli i libri, non è che ve li devo leggere io. Se volete che vi leggo qualche libro, lo leggo. Però non è questo il mio intento nelle dirette, ecco. Creatività, trasportarti oltre l'egoismo. Qui avevo fatto un'orecchietta. Tanto per fare un esempio spicciolo, Yesterday dei Beatles evoca Paul McCartney che canta la sua nostalgia, eppure mentre lui fa questo, in quella liricità e melodia, sta dando voce anche alla tensione e alla malinconia di chi lo sta ascoltando. Ci sentiamo così di nuovo parte di una grande avventura collettiva, di una storia, di una cultura condivisa, per questo ancora è sempre condivisibile, comprensibile, forse anche degna di un senso. La creatività in ogni sua forma. Nel caso di Sara, la musica diciamo che è preponderante. Sapete che io nel mio piccolissimo, nel mio infinitesimalmente piccolo, la musica fa parte della mia vita e cerco anche di proporre, insomma. Dico sempre con quale risultato, non ci è dato saperlo, ma comunque cerco di farlo anch'io. Allora, le esperienze poetiche di trasformazione, EPT le chiamo le esperienze poetiche di trasformazione, che è estremamente connessa a una disposizione mentale che favorisce l'apprendimento, l'attenzione, l'azione creativa e l'ascolto interiore. L'esperienza artistico-poetica viene quindi considerata nella sua intrinseca funzione etica ed educativa. L'arte, secondo questa visione, è ciò che con continuità e amore dà voce all'ineffabile, che spesso nel suo portare alla luce manifesta una ricerca di bellezza e di armonia. Importante anche che l'esperienza non sia solo individuale. Cioè, quindi condividere non è una brutta cosa, anzi, sostanzialmente. È possibile aggiungere infatti una riflessione sul potere del gruppo inteso come intelligenza di campo e intento unificato. E mai come in questo momento c'è bisogno appunto di questo potere del gruppo, perché abbiamo visto in questi periodi, in questi anni bui, che il singolo non riesce a fare niente. Molto spesso non riesce a fare niente, calma, per la collettività, ma per se stesso ovviamente sì, io per esempio durante il lockdown ho riscoperto questo amore per la musica e ringrazio il lockdown sotto questo punto di vista perché insomma mi ha ridonato l'amore per la musica, non che non ci fosse l'amore per la musica, ero stato obnubilato da varie cose ed eventuali, però il potere del gruppo, questo è importante, tante persone che la pensano allo stesso modo, ma anche no, ma che sono creative, possono fare molto, secondo me. Allora, immagini questo programmatico, cioè non vi so dire, cioè, spiega tutte queste cose che praticamente ci insegnano, vogliono insegnarci una sorta di tecnica di guarigione attraverso la creatività. Però, e come vi dico, questa parte del libro, diciamo, è abbastanza teorica, no? Se vogliamo, come tutte se qualcuno vuole farci
esporci il suo pensiero, però non tutti passano al pratico. C'è molta gente che scrive, e sto guardando perché stanno tagliando una cosa. Prima c'era un albero sulla testa. Cosa stavo dicendo? No, dicevo appunto, sono persone che scrivono libri spiegando le loro teorie, però poi si fermano lì e basta, insomma, che uno rimane anche un po' a bocca asciutta, se vogliamo, no? Invece Sara va oltre perché propone tutte queste cose, la poesia terapia, la scrittura creativa, il songwriting, the work di B. Katie, la meditazione, perdonate, cerco di fare in fretta, ma con quali risultati? La visualizzazione, immaginazione guidata, giochi esperienziali interdisciplinari. E poi spiega tutte queste cose. Ma la cosa che rende e dà diciamo corpo, ecco, dà corpo a quello che dice prima è proprio la parte, non dico finale, ma da metà in poi, no? Dove Sara spiega le sue canzoni, perché lei scrive delle canzoni, canta delle canzoni, li metterò poi qui sopra per gli abitatori di Facebook, qui sotto per gli abitatori di YouTube. Se non paura di sbagliarmi, sì, è giusto. Delle belle canzoni particolari, molto particolari, perché insomma sono proprio ispirate alle sue esperienze personali di vita vissuta, ma anche di tentativo di guarigione di se stessa, ma anche di aiuto alla guarigione alle altre persone, perché io mi sono trovata veramente a dire: caspita, questa sono io, questo è quello che mi è successo. Cavolo, aveva ragione, avrei potuto fare così, no? Sono canzoni curative, ecco, secondo me. E mi ero segnata che cosa? Mi piace Smoke. Dov'è Smoke? Adesso io quando è ora di fare le orecchiette non le faccio, capite? Quindi non lo trovo, aspettate un attimo. Ah, poi volevo fare una domanda a Sara, poi se sarà possibile. Vediamo, guardiamo nell'indice se troviamo Smoke. Anche scrivere un libro può essere curativo? Proprio scrivere un libro può essere curativo? Non so se è formulata bene la domanda, ma anche scrivere un libro, come potrebbe essere il tuo. Se avevi una problematica, o mezza problematica, o un quarto di problematica, può avertela risolta? Avertela risolta. Averti aiutata a risolverla? Domanda che si perde nelle lettere, ma sono certa che Sara mi risponderà. Allora, avevamo detto smoke, 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 smoke. Where are you, Smoke? Ecco, l'amore è taciuto. 99. Sapete che mi direte, anche tu, Sara, ormai penso che conosca il mio modus pasticciandi. Allora, Smoke, l'amore è taciuto. Cioè, vi leggo solo questa qui e poi basta, perché poi le altre le dovete scoprire voi. Lord Alfred Douglas dice: io sono l'amore che non oso pronunciare il suo nome. Il brano è ispirato a un passo prezioso, quanto nascosto dell'Hagakure, il codice segreto dei samurai. Tempo fa, in un raduno, è stato affermato: siamo d'accordo che l'amore più grande è quello segreto. Quando si incontra la persona amata, l'amore perde l'intensità. Nel pensare, anche in questo io mi sono ritrovata tantissimo. Nel pensare in segreto per tutta la vita alla persona amata, adesso qui è un po' eccessivo perché tu pensi alla persona amata per tutta la vita, ecco, però un minimo di suspense, quello che manca ai giorni nostri.
si vuole tutto e subito. Dai, vediamoci, dai, forza, facciamo cose. Calma, leggiamo un po' di queste cose, così magari ci facciamo due idee, specialmente gli omini. Allora, come dice la poesia, alla mia morte, dal fumo conoscerai il mio amore, tenuto nascosto nel mio cuore. Dopo che alcuni ebbero riconosciuto che questa è la più alta forma dell'amore, venne formato il gruppo Amici del Fumo. Pensate un po'. Dunque, c'è una poesia orientale perduta che forse non ritroveremo mai. Tuttavia, possiamo calarci nello spirito del poeta e lasciarla rinascere, ricrearsi e risuonare attraverso di noi. Che gli amici del fumo non me ne vogliano, se ho preso in prestito le loro parole e le ho colorate con le mie. Allora, fumo. Anche questa canzone è solo in inglese e ne metto di seguito testo e traduzione. Smoke. At my death, from the smoke, you will know my love. Kept hidden in my heart, the deepest feeling is the secret one. Never expressed and sublime, behind the reach of time, and from the smoke, you'll understand my love. It will pour down in snow, soft and slow. Find your love, scusate, love and let it kill you softly. The hidden fire turning my body into smoke. Fumo. Alla mia morte, dal fumo conoscerai il mio amore, tenuto nascosto nel mio cuore. Il sentimento più profondo è quello segreto, sublime e mai espresso, al di là del tempo stesso. E dal fumo, comprenderai il mio amore, amore, e scenderà giù in neve, neve, lenta e lieve. Trova il tuo amore, amore, e lascia che ti uccida dolcemente. Il fuoco segreto che trasforma il mio corpo in fumo. Che vedevo di d'altro? Che vedevo da di? Poi ce ne sono alcune estremamente ironiche, no? Sono innamorate, sono fatti miei, amore scientifico, la donna metafisica, eh? Pessima letto, dov'è? Pessima letto, c'è o non c'è? Non voglio un guru nel mio letto. Insomma, secondo me, questo è un libro estremamente sincero, sincero di una donna, a parte questa prima parte che vi dico, che è un po' teorica, ecco, ovviamente. Però, spaventa. Ma detto in senso buono, le prime pagine, che dice, cazzarola, riuscirò a starle dietro a questa signora? Eh? Poi pian piano uno dice, ah sì, certo. Poi arriva la parte delle canzoni dove viene svelato proprio tutto, sostanzialmente, quello che lei voleva dire. È un mettere in pratica, in questo caso in pratica musicale, in pratica canora, in pratica di scrittura, perché qui c'è tutto, c'è la musica, c'è la scrittura della canzone e c'è la poesia anche. Avete sentito, no? È una poesia bellissima. E quindi ci sono tante cose racchiuse e questo processo creativo guarisce perché. Dal momento in cui uno riesce a tirare fuori dal nostro corpo, ma dalla nostra anima soprattutto, queste capacità, perché noi le capacità le abbiamo, ricordatevelo, le abbiamo le capacità, le abbiamo. Tiriamole fuori, liberiamoci da tutte queste sovrastrutture. Di genitori, di parenti, di nonni, di fratelli, di sorelle, tutto quanto, e facciamo quello che sentiamo noi e diventeremo creativi e diventando creativi saremo più felici, essendo più felici gli altri che hanno un rapporto con noi saranno più felici perché ci vedono felici sostanzialmente e noi avremo anche creato qualcosa e renderemo felici anche tante altre persone. A chi piace, chi vorrà essere felice sostanzialmente. Io spero di non aver fatto degli strafalcioni, Sara,
che ti sia piaciuta questa mia modestissima presentazione. Ah, non vi ho detto che suono, scrivo, creo e canto, sto da Dio e me ne vanto di Sara Bini. Io l'ho preso su Amazon. E vi metterò il link qui sotto per gli abitatori di YouTube, qui sopra per gli abitatori di Facebook. Insomma, io devo guardarlo, mi guardo io, ah, così facciamo. È della EC Pubblicazioni. EC Pubblicazioni. E tra l'altro della You Can Print. You Can Print. È proprio un libro fresco del 2022. Ho smirciato un po' sul profilo di Sara. Io sento che prossimamente ci sarà un altro libro in arrivo, ma non diciamo nulla. Comunque, lo sanno tutti perché sarà un sacco di amici e un sacco di persone che la seguono molto. Anche un profilo Instagram. Quindi, ricapitolando, io vi devo mettere il blog, magari anche sul profilo personale. Lei non vorrà, ma è possibile anche solo seguirla. Il blog, il canale YouTube e poi vi metto anche il link. Io vi metto quello di Amazon dove l'ho comprato io. E è un libro potente perché scappa. Perché si collegasse soltanto adesso è scappato, perché a me è scappato proprio. È una storia incredibile perché anche prima che io lo perdessi di vista in casa mia, non chissà dove. Non mi era arrivato col corriere, cioè risultava questo libro che girava per il mondo e io non, a un certo punto Amazon, poverino, preso da pena enorme per me, mi ha rispedito un altro libro. Cioè, vedete, cioè, non proprio era il destino che non voleva, no, non era il destino, aspetta, fermiamoci, c'era qualcosa di negativo che non voleva che io leggessi questo libro, e invece io, dai che te dai, l'ho letto, ecco. E l'ho anche finalmente presentato e sono felice di averlo fatto. Aspettate che lo metto di così perché sennò c'è la luce che lo suono, scrivo, creo e canto, sto da Dio e me ne vanto di Sara Bini. Mi raccomando, se ne avete la possibilità, leggetelo ed è consigliabile per le donne che si troveranno in tanti di questi testi. Ma anche per quegli uomini che spero siano sempre di più ad essere tanto illuminati da comprendere che noi donne abbiamo una struttura non solo fisica diversa dalla loro, ma anche proprio una struttura psicologica, emotiva, del sentire e di tante altre cose molto diverse da loro e che quindi andiamo comprese, anche loro vanno compresi, ma spesso e volentieri un uomo si riesce a comprendere un po' più facilmente da una donna. Invece una donna non sempre viene compresa dagli uomini, anzi quasi mai, devo dire la verità proprio, anche dopo anni, 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 anni di faticacce, non gliela facciamo, non la facciamo proprio. Quindi, per tutte le donne che desiderano vedere il punto di vista di Sara, e sentire il punto di vista di Sara, leggere quello che è riuscita a costruire fino adesso, che a me non pare proprio poco, e per tutti quegli uomini che so che sono abbastanza, che la ammirano per quello che fa, per quello che scrive, e che possa essere anche uno sprone per fare in modo che riescano a capirci un pochino di più. Ringrazio tutti voi che ascoltate ora. Che ascolterete a breve, ascolterete tra una settimana, tra un anno, tra 10 anni, come dico sempre, non importa. Tanto la cultura non va mai di moda, in modo particolare questi libri che sono anche un aiuto, ecco, un aiuto. Secondo me un aiuto è sempre un aiuto, adesso o nel 2033. Ecco. Un buon consiglio è tale in qualsiasi momento della vita. È sempre quello e va sempre bene. Benissimo, vi saluto. Non so quando sarà la prossima diretta. Io qua devo sempre fare tutti i gesti per riuscire a. Non vedo l'ora che arrivi di nuovo la bella stagione, non fosse altro per il fatto che uno può avere la luce naturale per fare le dirette. Come sapete, non ho abbandonato la pagina, anzi,
C'è anche una piccola sezione a chi interessasse di libri in vendita, che sono libri che ho letto, riletto, straletto, che magari mi hanno regalato. E quindi potete anche vedere se c'è qualcosa che vi interessa. Se vi fa piacere, farebbe molto piacere anche a me. Questo no, questo vi metto il link. E basta, stop, fine. Vi saluto e alla prossima sicuramente. Credo che non ci metterò nemmeno poi così tanto. Alla fine farò la prossima diretta. Vi mando un grosso bacione. Enrica Merlo, ovvero quella donna, la libraia mancata, oggi ha presentato Suono, scrivo, aspettate, suono, scrivo, creo e canto, sto da Dio e me ne vanto, di Sara Bini. Un bacio a tutti, grazie. Non ci sia questa luce. Ciao Sara, spero di non aver fatto casino.